Ragazzi, si è fermata la Haas di Mick Schumacher, che è un po' sbandato lui, Mick Schumacher, si è fatta male a gomma, ma ragazzi, bandiera rossa, per Mick, non per Mick, ma bandiera rossa ragazzi, sessione interrotta, interrotta ragazzi quella sessione, in ogni caso, giovedì, oggi ragazzi, non so perché stanno giocando le prove libere il giovedì. In teoria si giocano sempre il venerdì, ragazzi. In caso, ciao a tutti da me. Mi piace e iscrivetevi, ma ragazzi, clamoroso. Allora, intanto, ragazzi, vi dico che ho visto praticamente tutte le FP2. Però, ragazzi, non ho visto la FP1. Sainz, se non sbaglio, è stato per un po' il po' in vantaggio, superando Hamilton. Si è portato terzo, ragazzi. Ma clamoroso adesso questa bandiera rossa, ragazzi. Allora andiamo a vedere chi è arrivato primo e secondo. Nella prima sessione, ragazzi, di libere c'era un ventesimo, ragazzi, se non erro, il nostro caro e amico Charles Leclerc, che però, ragazzi, si è rifatto. Ha fatto un pessimo tempo, 1,19, ma si è rifatto nella seconda sessione, dove, ragazzi, è arrivato ben primo. Quindi tanto di questo per il nostro Charles Leclerc. Poi ragazzi c'è anche un altro super, ovvero Carlos Sainz, che è secondo, ragazzi. No, 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 no. Non lo dico, lo dico, non lo, no, lo dico, basta. Ragazzi, non la facciamo, ma se facciamo, non la faremo mai, ma se facciamo la doppietta, ragazzi, se facciamo la doppietta, io mi taglio un capezzolo. Cioè, io mi taglio tutto, ragazzi, mi taglio, mi rompo le vene se facciamo la pole position così, oppure direttamente ancora meglio, ragazzi, la gara, veramente. Poi, ragazzi, per chi non lo sa ed è ignorante, siamo sul circuito di Monaco, uno che vale delle tre corone, finalmente, ragazzi. Il mio più grande sogno della F1. Sono ritornati i tifosi, na 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 na, sorito, ritornati, na 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 na, sono ritornati i tifosi, tu. Allora ragazzi, devo dire la verità, Hamilton non stava di certo brillando, era arrivato addirittura ottavo, lui vabbè, a prescindere, dobbiamo dirci la verità, è sempre in pole position. Però ragazzi, per adesso non lo terremo, terremo mai, ragazzi, ma se lo te se teniamo la pole, mi taglio tutto, veramente. In ogni caso, nelle prime libere, primo la Red Bull di Sergio Perez, che nelle prime due, no, no, nelle prime quattro gare ha avuto un bel po' di problemi, mentre invece ragazzi, nella seconda sessione, il nostro caro Charles Leclerc, seguito ovviamente dal nostro caro Carlos Sainz. Mancavano 3 minuti, quindi non penso si sarebbe cambiato molto. In ogni caso, mi piace, condividete. Noi ci vediamo dopo, ragazzi, con il post partita della Dinamo Sassari contro l'Umana Reyer Venezia. Ricordatevi, un video al giorno. Domani probabilmente pronostico di Monaco. Noi ci vediamo, in ogni caso, bello.